Scusami. Paziente. Sono due giorni che non mi viene la donna e c'è un po' di problemi. Ma perché anche la donna che brucia? No, sai che fatica a trovarla di statura che... Oltretutto, no, vivo da solo e sono un po' disordinato. Qui c'ho, vedi, c'ho anche il cappotto che è un po'... Un cappotto, certo, un po' disordinato. Uomo. Scusa, scusa, ma vedo un oggettino qua che proprio da uomo non è. Che misura, ragazzi, tipo dell'era. Questo è un reggiseno, caro. Ma è che qui prima c'era un night. Ah, c'era un night? Sì. E chi ci andava in questo night? Ah, beh, la Barbie, il Big Jim, Bruno Lauzi, la Cicciolina anche. No, la Cicciolina non ci sta. No, no, la Cicciolina ci sta. La Cicciolina ci sta, guarda. Poi scusa un attimo, abbi pazienza. Ma vedo un po' di acqua, un po' di bagnatino che qua. Hai ragione, ho dimenticato di mettere fuori il cane, capito? Ah, anche lui abita con te, sì. Che carino. E di che razza è? Ah, questo è un pastore della Brie. Ah sì, pastore della Brie sono alti così più o meno. Ma questo è un bonsai. Perché se no non mi stava in casa. Poi questo qua è un cane da difesa. Un cane da difesa? Questo? Lo so che non fa molta impressione così, no. Però se lo tiro in faccia a qualcuno fa malissimo, scusami. Cipolla. Mi ricorda appunto. Senti, sì. Giorgio, tu sei venuto qua, adesso possiamo far portare via la sua casa. No, scusa un attimo, ragazzi, prendete, fate attenzione che c'ho ancora su metà mutuo da pagare. Chiudete che mi scappa il cane. Ecco, Giorgio Faletti, noi ci siamo conosciuti molti anni fa. Televisivo l'ha fatto da me a Pronto Raffaella. E... è stata una cosa, devo dire, fortunata, portato bene. Calcoliamo che questa mia partecipazione a questa tua trasmissione è un colpo sull'acceleratore, speriamo che vada tutto altrettanto bene. Io te lo auguro, ma comunque vai già benissimo. Vorrei salutare la tua mamma, che ti ricordi chiamavo per telefono? Sì, chiamavo per telefono. Che dice lei di te? Ma devo dire, questa donna che mi ha dato i Natali e dopo che ha visto cosa sto facendo me li ha chiesti indietro, in pratica. Cacao, meraviglioso, facciamo queste cose. Cacao, lo fanno queste galline, capito? Questo fatto che le galline fanno questo cacao. Ha fatto pure l'uovo. Questo è un gioco interessante, la gallina che fa l'uovo. Può essere che la gallina ha fatto veramente l'uovo e ha fatto pure il cacao, cioè uno dice cacao. La televisione, tocca a te. Che facciamo? Pratica, facciamo la televisione. E sono qui le ragazze, cocco te. Sono scappate. Quelli di martedì, quelli di giovedì, venerdì. Arbore, e stavolta, Raffaella. Ah, queste capito. Ragazze, cocco te. Sì. Ballare. Ah, proprio col guinzaglio. Le... la Chaclé. Poverino, la Chaclé messo male. Facciamo questo. Questo serve, noi facciamo i quiz, anche voi fate i quiz. Sì, però noi non abbiamo... Questa è una trasmissione che, siccome è una trasmissione morta, sì. Allora facciamo qualcosa di vivo. Guardi, non le permetto di offendere il mio sponsor, signor Plastica. Cacao, però questo qua fa il cacao. Le galline cocodè. Questo fa cacao. Sì, ma le galline cocodè qua non ci sono, sono indietro tutta. Ha sbagliato studio. Indietro tutta, sì, ma queste servono per prendere un sacco di polli. Ah. I polli degli spettatori, il pollo laico, il pollo arena, tutto. Ecco, facciamo. Arrivederci.
money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a knight, entertain me, you can pay for the gay escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring jingling for the maid. If you happen to be rich and you think like a Mommy.